Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video dove vi darò il nuovo launcher della Luke Pack. È una cortesia ragazzi, seguite tutto il video, non fate come il video scorso che mi avete tartassato di domande, tutte cose che io ho detto durante il video. Bene, allora volevo ringraziare anche chi c'è in chiamata con me, Asus, Ciao. Ishark Ciao. e Dark Jason. Ciao. Dark Jason, ragazzi, è il ragazzo di dove sei? Non mi ricordo più. Sono dalla Bulgaria. È bulgaro e lui è in Bulgaria. Ed è il E io ragazzo sono che. marocchino. E lui è marocchino, vabbè. Abbiamo fatto tutto un miscuglio del mondo, ragazzi. Io sono algebro. E è napoletano. Ok, Dark Jason, ragazzi, è il ragazzo che mi ha aiutato a tradurre parlando con il grafico. Quello che mi ha fatto la grafica del. La texture del Luke Pack. Bene, finiti i ringraziamenti, ragazzi, no? Volevo fare un ringraziamento speciale, grosso veramente, ad Andrea, che ormai tutti conoscete, il ragazzo che mi sta aiutando con il sito e tante altre cose. Oggi ci ha fatto l'ennesimo favore, ragazzi, il più grosso, perché sapete che noi avevamo problemi con la banda. Banda per farvi scaricare i pacchetti automatici dal nostro launcher. Ragazzi, risolto, risolto perché? Perché grazie ad Andrea, inforge.net, ci ha, come dice, prestato un server di 2 o 3 terabyte, per cui sono veramente tanti ragazzi, in modo che tutti possiate scaricare sti benedetti pacchetti e giocare alla Luke Pack. Bene, arriviamo all'installazione. Vi metto il link in descrizione, eccitelo qui. Mi raccomando ragazzi, seguite bene quello che vi dico e quello che faccio. Per chi ha già scaricato il launcher vecchio, lo può eliminare. Per chi sul punto Minecraft, per dire per 100, ce la farò, per 100, updata per 100. Eliminate il punto Lukepack. Tasto destro, eliminatelo. Se invece avete mondi da salvare, lo aprite, andate su save e salvate i vostri mondi. Comunque eliminate tutto il pacchetto, perché ora io vi passerò il pacchetto aggiornato al 100% funzionante. Bene, una volta eliminato potete chiudere. Aprite il pacchetto del launcher che vi ho mandato. Se volete estrarlo e metterlo sul desktop, estraete tutti e due i file, mi raccomando, anche il DLL. Eccitelo qui. Poi più avanti nei prossimi aggiornamenti vedremo come fare senza DLL, che cavolo sto combinando. Bene, una volta spostisciato sul desktop, lo cliccate due volte col mouse, questo almeno lo sapete. Eccitelo qui. Allora, una cosa importante ragazzi, so che a molti vi dava l'errore 403, a molti dava l'errore che scaricava i pacchetti e si chiudeva il launcher, non vi partiva più. Ragazzi, il problema non è il launcher, il problema abbiamo scoperto che è il Java. Vi serve obbligatoriamente anche per chi ha il PC a 32 bit, ascoltatemi bene, 32 bit, vi serve sempre comunque il Java 64 bit. Nessun problema. Aprite il launcher, andate su Java, fate Posso download. correggerti? Sì, dimmi. Ah, chi ha Windows a 64 bit è necessario avere Java 64 bit e chi ha Java 32 bit è necessario Windows a 32 cioè chi ha Windows a 32 bit è necessario Java 32 bit. Ah ok, vabbè, comunque ragazzi, chi ha il 32 bit scarica il 32, chi ha il 64 scarica il 64. Cliccate su Java, andate su download, vi apre la finestra. Ce la farò, download. Vi apre questa finestra. Andate qua, download Java. Eccitelo qui. Fate accept. Chi ha il 32 bit scarica Java 7 32 bit, chi ha il 64 bit scarica Java 64 bit. Aspettate tutta l'installazione dei vari pacchetti. E poi vi partirà il tutto ciò. Ok, una volta installato il Java, per chi non lo ha, o per chi non lo ha deve installare anche FreeMore 4.0. Chi ha Mineshafter cliccherà su Mineshafter, chi ha il Premium clicca sul Premium, chi ha Minecraft SP clicca su Minecraft SP. Non fate force update perché per il momento non funziona e lo stiamo aggiornando per la prossima versione. Per cui io ho il Premium. Ora facciamo finta che io ho l'SP, vi faccio vedere che va anche con l'SP. Cliccate su SP e inizierà a scaricare i pacchetti. Va abbastanza veloce, ragazzi, perché il server di inforge.net è abbastanza potente. Perché guardate, ha quasi finito. Una volta scaricati i pacchetti, ragazzi, avete il vostro Minecraft. Per cui, che dirvi? Ancora un ringraziamento a inforge.net per averci prestato questa opportunità e questo server abbastanza potente. Perché sono 3, 2, 3, adesso non ricordo, terabyte di banda a disposizione, per cui potrete scaricarlo veramente in tanti, passarlo ad amici e amici degli amici. E poi soprattutto un ringraziamento al team, perché
che è qua in chiamata con me, che stanno lavorando veramente duro, ragazzi, giorno e notte su questo pacchetto. Che dirvi? Da Luke e il team Crazy Crazy Game. Gamer è tutto. Vediamoci. Ciao a tutti. Potete anche salutare, wey. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.